Amici di Lux 74 Channel, eccoci qui per la quinta parte del restauro del VIC 20. Allora, eccoci qua pronti. Questo è, guardate che bello, il case tutto sbiancato del VIC 20. Quello che avete visto praticamente con la scritta Massi, che c'era scritta qui. Qui c'è la scritta VIC, un altro Massi piccolo qua, e qui c'era lo stemmino dello Spectrum. Se vedete bene, in controluce c'è rimasto leggermente l'alone, perché purtroppo un po' di macchia di alone rimane. Non si può lucidare questa zona qua, perché lucidandola si rischia di compromettere anche l'opacità della plastica. Comunque l'unica pecca purtroppo che è rimasta sono questi segni qui dei cavi. Questi purtroppo non ci si può fare nulla, a meno che l'unica cosa l'ho un po' attenuati usando un cutter e andando solo di lametta ad incidere in questo modo, diciamo, toccando lievemente e leggermente, proprio con delicatezza, in questo punto qua, per andare a rimuovere la parte diciamo che rimane più sporgente, quindi eliminare questo cuneo e farlo diventare piatto. Allora, adesso andiamo avanti con il montaggio di questo VIC 20, il rimontaggio di questo VIC 20. Quindi io separo le plastiche che avevo messo qui a posto e prendiamo la scheda. Eccoci qua con la scheda di questo VIC 20. Allora, perché ho preso una gomma da cancellare? Io ho preso una gomma da lapis, ma sarebbe migliore prendere una gomma di quelle doppie, che sono arancioni e blu, perché la parte blu ci fa comodo per rimuovere per lucidare e sistemare una zona di contatto, quale queste zone qua. Vedete queste zone qua? Queste zone qui che sono tutte un po' rovinate, vuoi dal tempo, dall'inserimento, inserisci e rimetti del dataset. Quindi come andiamo a procedere? Con la nostra bella gomma noi tranquillamente andiamo a fare questa operazione qua. Ora, con la gomma da lapis la cosa non viene, ci vuole un po' più di energia e un po' più di tempo, ma guardate un po' il risultato. Ecco qua il risultato, guardate un po', con anche il commento del gatto che ha fatto wow. Vedete? Guardate com'è bello lucido. E così andiamo a fare, anche se questa è una porta che mai andremo a connettere, però se facciamo un restauro, il restauro lo facciamo in modo completo. E andiamo quindi a lucidare anche questi contatti, ecco, non piedini. Vedete come sono venuti lucenti e sicuramente rifanno la loro funzionalità in modo migliore. Ma andiamo avanti con l'assemblaggio della scheda e il rimontaggio del tutto all'interno del case. Eccoci pronti. Allora, come vi ricorderete, avevo messo da parte le viti in questa scatolina. In più, nel video precedente vi avevo mostrato che la parte, quella destra del case, praticamente questo qui che è attaccato alla mob, alla scheda del Commodore VIC 20, aveva questa sciupatura qui derivata da ruggine, che fra l'altro era stata tutta tappata da colla, perché come avete visto nel terzo video ho effettuato una saldatura di questo connettore e qualcuno aveva visto bene di incollare il connettore a questa piastra, quindi non ho fatto altro che rimediarne un'altra. Eccola qua, questa non è sciupata, ha tutte le sue scritte integre, anche se è un po' sciupata qui in alto, rimarrà comunque affogata all'interno della plastica, non si vedrà, però perlomeno sicuramente il risultato è migliore. Quindi procediamo con il montaggio. Quindi basta andare semplicemente a ritroso, prendere il cartoncino dissipatore, aspettate che ve lo metto in questo modo qua, così potete vedere meglio. Cartoncino. Io vi spiego le cose, ma ve le dico non dando niente per scontato, eh. Comunque qui ci sono delle guide. Vedete questi due fori? Vanno precisamente all'interno di questi fori qua. Eccoli qua. Uno e due fori.
Dopodiché prendiamo la scheda, dove l'ho messa la scheda, dove l'ho messa, dove l'ho appoggiata, accidenti. Eccola qua, scusatemi, ma c'ho tanto di quel materiale qui in casa che non mi ci muovo praticamente più. Allora, si apre al libro il dissipatore e si inserisce la scheda al suo interno. Allora, adesso andiamo a prendere le viti che riguardano questo oggetto qua e qui tutte le viti che tengono ferme la mob. Eccoci qua. Allora, prima cosa da fare, per non sbagliarvi, se no dovete rismontare tutto, subito inseriamo questo nella sua sede. Quindi facciamo in questo modo, così. Questo non va avvitato al case, questo è avvitato alla mob, alla scheda. Quindi, ecco, trovato l'incastro giusto, non facciamo altro che cominciare a mettere le due viti di questa paretina qua. Le viti generalmente di questa parete, non vi potete sbagliare, perché sono dorate, non color alluminio come le altre, anche perché hanno una filettatura leggermente differente, non sono a punta. Quindi prima avvitiamo queste due in questo modo. Ecco qua. Allora, vi parlo un attimino mentre faccio questa operazione. Allora, tutte le attività che avete visto in questo video, in questo tutorial che ho creato, allora, prima di tutto la cosa principale è la sicurezza. Quindi tutte le cose che fate, siate sicuri di farle. Non improvvisatevi assolutamente dei periti elettronici, delle persone in grado di... Io vi ho fatto vedere il metodo che uso io. Io non sono un esperto saldatore, non sono uno che, diciamo, fa questi lavori, ecco, non sono un perito elettronico, sono uno che magari c'ha un po' di manualità, ecco, avendo un po' di manualità ho magari più attenzione e dimestichezza nel fare questo tipo di operazioni. E cosa più importante, anche quando usate materiali infiammabili, proteggete sempre mani, occhi e tutto quello che riguarda intorno. Non lavorate vicino a fiamme libere, a prese di corrente, eccetera eccetera, e la fare questi lavori sempre a macchina scollegata. Allora, cosa vi volevo far vedere? Vedete questo tappo, che qui sotto c'è il bic? Questo tappo è leggermente, la cromatura è sciupata, ma io sono un professionista e sono un perfezionista oltre. Vedete, ho detto subito perfezionista, non professionista, io sono un amatore. E cambiamo subito il tappo del VIC. Ecco qua. E qui siamo pronti per la prima operazione, che è questa. Quindi qui siamo a posto. Andiamo avanti a montare la tastiera. Quindi rimuoviamo la nostra parte sottostante e prendiamo il case superiore. Prendiamo la sua bella tastierina che vi ho fatto vedere. Eccola qua. Guardate com'è bella. E andiamola a montare. Allora, altra cosa che non vi ho detto. Allora, qui le viti della tastiera sono quelle più lunghe, ok? Quindi non vi potete sbagliare. Le viti sono più lunghe e hanno la testa piccola. Le ultime tre che vi avanzano sono quelle che hanno la testa a croce più grossa, che è quelle che tengono tutto il case. Allora, procedete prima ad abboccarle tutte quante. Prima le abboccate tutte, o perlomeno una parte di loro, però io prima le abboccherei tutte per evitare inutili decentraggi o rotture della plastica, perché noi qui stiamo lavorando a contatto con la plastica, eh? Quindi la plastica è di per sé è fragile, specialmente se ha degli anni, è molto fragile. Quindi dovete stare attenti anche quando andate a serrare, non insistete troppo col cacciavite. Quando sentite che c'è una stretta ottimale, fermatevi, non andate a esagerare oltre, perché rischiate di troncare la plastica. Comunque lavorate sempre con guanti,
se dovete fare l'operazione di retro bright che avete visto prima. E non dimenticatevi che quella materia che uso io, che è quella crema emulsionante, ossigenante, che serve non altro per le care signore quando si fanno colore ai capelli, per fare il colore, schiarire i capelli, brucia, cioè se a contatto con la pelle brucia, quindi potete anche provocarvi delle leggerissime ustioni se non prendete le giuste precauzioni, e ho fatto anche la rima. Allora, ecco qua, ecco rimontato tutto, ora vado a rimontare questo anellino, che è l'anellino del LED che va ad incastro così. Ragazzi, passano l'aereo anche la sera. Ecco qua, a posto. Ed ecco qua, guardate, non sembra nemmeno più lo stesso di prima. Guardate com'è diventato bello, ve lo ricordate com'era? Avete focalizzato bene com'era? Ok, andiamo a montare la parte sottostante. Sono rimaste le tre viti con la testa più grossa. Ora, qui fate molta attenzione a fare l'operazione inversa con i piedini. Fortunatamente nel VIC-20 i piedini sono larghi, nel 64 sono solo due dentini, quindi appoggiate prima, vedete, ho appoggiato qui in queste apposite sedi, attacchiamo la tastiera, attenzione perché la tastiera c'ha un pin e poi un vuoto, voi andate, non potete sbagliarvi, è a prova di scimmia, dovete per forza di cose andare a inserire lo spinotto in questa posizione. Ecco, uno è fatto, passate col cartoncino sotto, questo è il LED, e andiamo a pescare i pin dei LED, che non trovo mai. Dov'è la furia, vedete la furia a fare le cose di fretta, dov'è finito, maledetto? Eccolo qua, accidenti. Allora, attenzione una cosa, diversi VIC-20 hanno tre fori, ma c'hanno solo due piedini, quindi attenzione a non scambiarli, non succede nulla, nel caso peggiore non vi si accende il LED, magari fate una prova, tanto non è difficile. Ecco, allora andiamo ad attaccarlo, eccolo qua, attaccato, pronti, il filo si mette fuori. Procediamo alla chiusura, controlliamo che sia tutto regolare, se sentite resistenza non forzate durante la chiusura, ecco fatto, chiuso. E ora andiamo a mettere le viti di chiusura del case e poi faremo la prova del 9, ovvero si accenderà, non si accenderà, esploderà, chi mi segue lo saprà, si diceva quando si era piccini. Allora, avvitiamo le viti del case. Sempre vige la regola di non fare troppa forza. Quando sentite che c'è una stretta sufficiente, fermatevi. Non insistete perché rischiate di rompere la plastica e poi non ci fate più niente. Eccolo qua. Bello, 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 bello. Bellissimo. Andiamo a fare la prova. Perfetto, abbiamo collegato tutto, il monitor è acceso, facciamo subito la prova. Eccolo qua, partito, perfetto, perfetto. VIC-20, ex cassonetto, ringrazio ancora Massi che l'ha buttato via, tornato come nuovo. Soprattutto funzionante. Facciamo una rapida prova di tastiera, se va tutto bene, io insisto un po' sui tasti per... Ok, sì, ok. Perfetto, 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 perfetto. Tipi Misimatic. Allora, facciamo anche una prova di cassetta. Quindi, andiamo a collegare dietro il connettore della cassetta, così facciamo una prova più accurata per vedere se tutto è a posto.
procuriamoci una cassettina senza di fare danni, una cassettina per i picchimenti. Prendiamo un Play Games. Ecco, comunque vedete, questi sono i piccoli lavoretti che uno va a fare, una persona, quando... ho attaccato il connettore sbagliato, scusate, era troppa fretta di fare le cose. Allora, ecco, scusate la mia, come si dice, totale imbranataggine nel fare questi lavori, ma io vi ripeto, sono una persona che mi piace curare questi dettagli, capito? Poi lo so che a fare filmati sono un cane, quindi abbiate pietà. Ecco, messa la cassettina, siccome c'ho due, come potete vedere, e ce n'è uno e via di datasette, ce n'ho diversi di spinotti qui dietro, se non azzecco quello giusto. Allora, perfetto, facciamo una prova di caricamento. Load press play on tape, searching, ok. Comunque vedete, cioè con poco si riesce ad ottenere un ottimo risultato, e quindi basta fare le cose giuste, non serve fare grandi sforzi, non serve fare grandi operazioni da espertone eccetera, basta essere un po' pratici e divertirsi nel aver voglia, più che altro, e la passione di fare queste cose qua. Guardate com'è bello questo Vic 20 adesso, non so se ve lo ricordate com'era prima. Ecco, ha trovato il found, eccolo qua. Non so se ve lo ricordate com'era prima, che era veramente ridotto male, cioè ora, cioè, questo Massi sicuramente lo rivorrebbe indietro. Comunque io sono veramente soddisfatto, sono contento, qui sta caricando Play Games, va bene, può essere sufficiente così. Ragazzi, io vi saluto, vi lascio con le immagini di questo Vic 20, eccolo qua, Play Games. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi, fate commenti, mi raccomando, e al prossimo video, e chissà che ci sarà qualche altro restauro o qualche altra unboxing o altro di questo tipo, insomma, vediamo un po' cosa mi viene in mente, com'è bello questo Vic 20. Ciao ragazzi, buona serata a tutti.